a parlare in nome degli AEG, associazione degli ex gladiatori romani che hanno perso a Pompei la loro casa. Bando agli scherzi, abbiamo una situazione che vale la pena, sulla quale vale la pena di riflettere. Non è vero che non ci sia un programma culturale, politico da parte di chi ci governa attualmente, c'è l'intenzione di passare dal collettivo a privato in 3.000 settori e passare alle relazioni personali per poter ottenere quelli che invece sono dei diritti. Questo succede nella cultura, abbiamo un ministro, James Bondi, che è il nostro agente segreto, che non è ministro quando crolla qualche cosa, ma è ministro quando deve dare soldi a parenti e amici. Abbiamo un ministro dell'economia che fra poco probabilmente diventerà Tremorti. Primo ministro e che magari per risparmiare si chiamerà Due Monti col nuovo governo. Ci sono varie possibilità che mirano tutte quante a privatizzare una serie di settori. Si privatizza la scuola, si privatizza la cultura portandola al rapporto personale, si tolgono da mezzo le regole e le leggi, si costruiscono in maniera tale che diventi privato l'acqua, che diventi privato la cultura, che diventi privata la scuola. Che diventi tutto basato su relazioni personali. Contro questo tipo di logica, contro questo tipo di politica c'è bisogno di una mobilitazione collettiva, c'è bisogno di guardarsi in faccia e di capire che studenti, lavoratori dello spettacolo, lavoratori di altri settori hanno tutti le stesse esigenze e si devono muovere collettivamente verso una mobilitazione generale, che sarà l'unico modo di dire realmente che le cose si possono cambiare. Grazie.